terzo attentato in una settimana in Egitto, il secondo contro le forze armate. Una bomba esplosa in un edificio dei servizi egiziani nel delta del Nilo, almeno 4 persone ferite. E il secondo attacco, dopo quello di martedì, quando sono morte 16 persone. L'attentato vicino all'entrata della sede dell'intelligence a Belbeis, una città a 100 km a nord del Cairo, nella provincia di Sharqiya. Proseguono anche gli scontri all'università Al-Azhar, al Cairo. Nel fine settimana gruppi di studenti vicini alla fratellanza musulmana del deposto presidente Mohamed Morsi avevano incendiato un edificio. Un giovane è morto a seguito degli scontri con la polizia e i manifestanti puntavano a bloccare le sessioni d'esame, una cosa che molti giovani non apprezzano. Siamo venuti qui per dare gli esami, ma gli studenti che appartengono alla fratellanza musulmana hanno chiuso le porte dell'università, hanno persino dato fuoco a una facoltà e noi non sappiamo dove faremo gli esami. Abbiamo paura della polizia, dice un altro ragazzo, ma non possiamo nemmeno entrare per paura dei simpatizzanti della fratellanza. Le proteste sono esplose quando i militari hanno dichiarato organizzazione terrorista la fratellanza musulmana e cominciato ad arrestare in tutto il paese i suoi simpatizzanti. Prima le proteste sono state in strada e poi si sono spostate all'università.